E salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi è un video che avrei preferito non fare. Il motivo? Beh, lo scoprirete dopo la sigla. E guardate, è la nuova sigla. Allora ragazzi, vi spiego. L'altro giorno stavo facendo l'aggiornamento ad iOS 13.5.1 sul mio iPhone 8 perché non avevo ancora eseguito, avevo ancora iOS 13.5. E mi è comparso il pallino 1 sulle impostazioni, siccome mi dà fastidio sono andata a vedere, era l'aggiornamento. Parte l'aggiornamento, tutto normale, si carica, poi si spegne, fa il riavvio, esce la mela con la barra di caricamento, sembra tutto normale. Ma ad un certo punto compare questo. E ora vi mostro cosa è successo. Come potete vedere, continuava a riavviarsi all'infinito perché aveva dei problemi, non ho capito niente. Io cercavo su internet, mi diceva che era andato in loop, che poteva essere perché la batteria era andata, quindi non riusciva più a riaccendersi. È andato avanti così per 5, anzi 6 ore, poi dopo è uscita l'icona della batteria scarica e si è spento. Ho cercato online, ho contattato l'assistenza di Swappy via chat. E mi hanno dato dei passaggi da fare, ma non si riusciva ad entrare neanche in modalità di FU in maniera da resettarlo. E non sapevo cosa fare, ho scritto un'email, allora gli ho risposto dicendo che non si riusciva ad eseguire il ripristino forzato, neanche il riavvio forzato, non si riusciva ad accendere e io non sapevo cosa fare e attendevo loro ulteriori risposte per continuare. Dopo pochissimo mi hanno detto che di rispedire indietro il telefono perché non c'era modo di ripristinarlo e di eseguire nulla e basta, mi hanno mandato l'etichetta di reso e ho rimandato indietro il telefono. Per ora non ho avuto ulteriori risposte, adesso vedremo. E adesso, prima di finire questo video molto veloce, così che io vi spiego, voglio capire una cosa. Mi sa che ho parlato troppo presto, ve lo dico, perché a me sembrava che i telefoni ricondizionati fossero il top, invece ora mi accade questo, la prima volta che lo prendo, non so che dire. Comunque, magari avrà un difetto di quello per dire una cosa, poi dire, non è che lo stato batteria all'80% così. Negli ultimi giorni era sceso velocemente dal 91% all'88%. E ora? Vi terrò aggiornati, quindi appena avrò ulteriori risposte. Spero che tutto andrà bene. Loro mi hanno detto che o lo sostituiranno o tenteranno di ripararlo. Ma il bello, l'ho usato tutta la mattina, poi ho fatto questo aggiornamento. Non so se è stato questo aggiornamento che ha avuto qualcosa e ha qualche bug. Non ne avevo idea. Comunque, ragazzi, lasciate qui sotto un like di supporto. Mi scuso se la qualità di questo video non è il massimo, però ho dovuto arrangiarmi con quello che ho adesso a disposizione. Niente, ciao e alla prossima!